Per la collana che celebra i 40 anni della casa editrice Taschen, vediamo la nuova monografia dedicata a Araki. Come sempre, questi sono libri che hanno l'aletta, questa simpatica aletta che possiamo usare sia come segnalibro sia per rendere il libro particolare perché ha in questa maniera due facce. Araki è un fotografo giapponese, come sappiamo, è nato a Tokyo, questo è un suo ritratto, è nato a Tokyo nel 1940 e dopo aver iniziato a studiare pubblicità allo studio Dentsu, si è dedicato alla fotografia. In questo studio pubblicitario conosce la moglie che diventa il soggetto dei suoi primi reportage, infatti il primo si chiama Sentimental Journey e a lei dedica anche il Winter Journey, dove purtroppo documenta insomma la morte dell'amata moglie. Lui è conosciuto per i suoi reportage dedicati all'industria del sesso, e sono gli anni 80, i primi anni 80, dove lui realizza queste fotografie dedicate ai vari locali della capitale giapponese, che raccoglie anche nel famoso libro sempre edito da Taschen, Tokyo Lucky Hole. E, oltre a questi ritratti particolari, dove vediamo queste ragazze legate nel bondage con le varie tecniche di bondage, sono molto famosi anche i fiori che lui sa ritrarre in una maniera sempre particolarmente erotica e da vicino. E in questo libro, proprio che inizia poi con un'intervista a lui, viene proprio raccolta tutto quello che è la sua produzione fino ai giorni nostri. Una monografia completa che Taschen ha voluto dedicare a uno dei suoi fotografi protagonisti del catalogo, Araki.